Vincere la lotteria è un po' il sogno di tante persone e alcuni riescono nell'intento, ma non sempre vuol dire che i tuoi problemi siano finiti. A volte la dea bendata vuole giocarti brutti scherzi e alcune persone hanno subito proprio questi scherzi dalla vita. Eccovi chi ha vinto una fortuna al gioco, ma che ha perso tutto per colpa di situazioni stupide o semplicemente troppo sfortunate. Jack Whittaker. Negli ultimi anni ci sono state molte persone che hanno perso la testa dopo aver vinto alla lotteria e Jack Whittaker è uno di questi. Aveva vinto 315 milioni di dollari al Powerball, una famosa lotteria americana. In soli 4 anni sprecò tutta la sua fortuna. Non si sa perché, ma un giorno smise di essere un buon samaritano casa e chiesa. Venne arrestato 2 volte per guida in stato di ebbrezza e un'altra volta per aver picchiato un povero cameriere in un hotel. Mentre si trovava all'interno di uno strip club, gli vennero rubati dall'auto circa 700.000 dollari. Mezzo milione la prima volta, ma l'esperienza non gli aveva insegnato nulla, così accadde di nuovo. In un casinò di Atlantic City perse 1,5 milioni e poi fu denunciato per truffa, legata a 2 assegni falsi. La moglie lo lasciò e chiese il divorzio, la sua generosità purtroppo non gli portò fortuna. Passava oltre 2.000 dollari a settimana alla nipote che morì di overdose, pochi giorni dopo la morte del fidanzato, per gli stessi motivi, all'interno della sua abitazione. Ed anche la figlia fu trovata priva di vita per cause ancora sconosciute pochi anni dopo. Così dopo 4 anni perse tutti i soldi. Mi sa che è l'uomo più sfortunato che io abbia mai visto, avrebbe avuto una parte tutta sua in Jackass sicuramente. Billy Bob Harrell Jr. Billy Bob Harrell era un predicatore che nel 1997 ha vinto 31 milioni di dollari alla lotteria in Texas. In un primo momento tutto sembrava andare per il verso giusto con l'acquisto di un ranch, diverse proprietà, belle auto. Ma Harrell aveva un pericoloso difetto, non sapeva dire di no a chi gli chiedeva un aiuto. E così si è ritrovato ad avere una continua sfilza di richieste di prestiti e regali da parte di parenti, amici e conoscenti. Lo stress è diventato talmente tanto che nel 1999 l'uomo si è suicidato con un colpo di fucile in bocca. Pochi giorni prima aveva confidato ad un consulente: vincere alla lotteria è la peggior cosa che mi sia mai successa. Americo Lopez. Quest'uomo, come tutti gli altri, ha ricevuto fama, lusso e molte altre cose dalla sua vittoria alla lotteria, ma si è dimenticato di un piccolo particolare. I soldi dei biglietti che comprava erano stati divisi equamente con altri 5 suoi colleghi. Il povero uomo, in sua difesa, disse di aver comprato i biglietti con i soldi dei colleghi separatamente dal suo biglietto, cioè quello vincente. La corte gli aveva chiesto di risarcire tutti con quasi 20 milioni di dollari. Ma Lopez aveva già cominciato a spendere i suoi soldi e aveva anche lasciato il lavoro, quindi dopo poco tempo si è ritrovato con quasi niente. William Post. La vita di quest'uomo è stata letteralmente rovinata dalla sua vincita alla lotteria di ben 16 milioni di dollari nel 1988. Per cominciare possiamo parlare del fratello, alquanto geloso, che ha assoldato un killer per ucciderlo e ereditare la sua fortuna. Ma il fratello non è l'unico che ha voluto quel denaro, la moglie e molti suoi parenti lo pressavano ogni giorno per avere una fetta. Addirittura le persone e le agenzie a cui doveva dei debiti hanno cercato di ingannarlo, alzando gli interessi dei suoi debiti alle stelle. Ma pensate che lui stesso si rovinava da solo. Ha comprato un ristorante per un fratello e un concessionario per un altro. Ovviamente nessuno dei due era quello che aveva cercato di ucciderlo. Alla fine è stato arrestato per aver cercato di uccidere uno dei suoi debitori con una pistola e ha vissuto la sua vita con una pensione di 450 dollari al mese. Tonda Lynn Dickerson. Tonda Lynn Dickerson faceva la cameriera in un Waffle House negli Stati Uniti. Anni a servire waffle ai clienti quando un giorno arriva l'agognata vincita alla lotteria. Tonda però ha scelto di non dividere la somma con le sue colleghe ed è stata costretta a pagare in tasse 1,11 milioni di dollari. Il motivo? Beh, la ragazza aveva usato tutti i suoi soldi per aprire un'azienda, ma continuava ad emettere fatture false e per questo si è ritrovata sommersa dalle tasse. Il 51% delle azioni dovevano andare alla famiglia, ma le tasse sono comunque spese sue. Non si può evadere a vita, a quanto pare. Abraham Shakespeare. Quest'uomo non era un raccontapoesie, ma bensì un semplice camionista, onesto e lavoratore come altri, la cui vita è cambiata dopo aver vinto 30 milioni di dollari. Cambiata in peggio. La sua unica colpa è stata fidarsi di una donna. La sua famiglia e i suoi amici, che prima nemmeno lo chiamavano per sapere se stava bene, cominciarono a chiamarlo incessantemente, finché una donna, un tempo sua amica, gli propose di tenere al sicuro i suoi soldi nella sua banca. Lei si chiamava Didi Moore. Subito dopo aver ricevuto i soldi, uccise Abraham. Esatto, una vera stronza possiamo dire, fortunatamente è stata condannata all'ergastolo.
Uroj Khan. Quest'uomo era tornato dall'Arabia Saudita per ritirare il suo assegno da $1 milioni. Aveva vinto una somma enorme che a quanto pare ha fatto gola a molti. Un mese dopo è morto avvelenato dal cianuro. All'inizio si pensava fosse stata una morte naturale, ma dopo le autopsie hanno capito che è stato un omicidio che ancora non ha trovato risposta. Joel Heifergan. Quest'uomo, insieme a Whittaker, è una delle persone più sfortunate al mondo, che magari si sarà mangiato le unghie per la rabbia e la disperazione dopo aver scoperto il motivo per cui ha perso ben $27 milioni. Joel è un canadese onesto che aveva comprato un biglietto della lotteria con cui aveva appunto vinto $27 milioni, ma li ha persi il giorno dopo perché l'aveva comprato 7 secondi in ritardo rispetto alla deadline prevista. La Corte Suprema gli ha negato l'assegno senza battere ciglio. Capite, per 7 secondi ha perso l'opportunità di impazzire come tutti i vincitori citati sopra. Suzanne Mullins. È la vincitrice della lotteria in Virginia ed è anche la prova vivente che non sempre i soldi rendono saggi. All'epoca la lotteria in Virginia veniva pagata in rate annuali. La fortunata vincitrice si fece fare un prestito da un'agenzia locale, ma dopo le prime rate smise di onorare il prestito. Quando le leggi della lotteria cambiarono in Virginia, Mullins ottenne l'intero importo restante della vincita, ma lo spese tutto e finì piena di debiti. Devo dire che non avevo mai riso tanto dopo aver letto la sua storia, ero senza parole. Semplicemente non pensavo esistessero persone del genere. Evelyn Adams. Evelyn Adams è una persona molto fortunata, o meglio, avrebbe potuto esserlo. Già, perché la Adams ha vinto non una, ma ben 2 volte alla lotteria di Stato del New Jersey per un totale di $5.4 milioni. Il problema però è che la Adams era, ed è ancora, una con il vizio del gioco d'azzardo ed è riuscita a perdere tutto il suo denaro giocandolo, sfruttando, diciamo, la sua vicinanza ad Atlantic City. Oggi la Adams è una nullatenente e vive in una roulotte. Al momento della bancarotta ha commentato: «Sono umana e commetto errori». E io dico, wow, quanti errori!